Leggendo Lingua Volgare di Paola Maritati si possono avere due tipi di visioni: o immaginare un circolo grottesco, fatto di assurdità e di realtà portate alle estreme conseguenze, sia nelle dimensioni più alte dell'esistenza, sia nelle dimensioni più infime del nostro essere, oppure una compagnia teatrale che mette in scena qualcosa di metafisico, fatto di personaggi in cerca d'autore o comunque primi attori, prime attrici, comparse che si agitano in maniera scomposta sul palcoscenico. La resa dei conti è la resa dei conti nei confronti del vivere quotidiano da parte di Paola Maritati, un vivere quotidiano che necessita, visto che sfugge continuamente, di hashtag con parole chiave che ci riportano sempre costantemente al qui e ora. Bellissimo libro, soprattutto fatto da una ricercatezza nell'ambito della scelta metrica, ma anche quando è più rilassata nella prosa poetica.